Dunque, noi ci troviamo qui perché questa sera abbiamo un convegno che riguarda diciamo la nascita o l'esplosione o la scoperta addirittura del rock and roll in Italia. E non fu impresa facile, perché ovviamente non è come oggi, non c'era internet, non c'erano tante cose, diciamo la maggior parte delle persone non aveva neanche la televisione, eppure il rock and roll è riuscito a venire fino in Italia e a far conoscere a questi ragazzi e quelli come noi della nostra età, appunto questa nuova ondata che poi è andata avanti e ha prodotto proseliti su questo genere musicale. Volevo presentarvi al volo questo super gruppo che io pregherei tanto il Signore che li potesse far continuare, ma credo che sarà impresa ardua. Allora, alla mia sinistra il maestro professore d'orchestra Detto Mariano, che è arrangiatore per il clan, autore di musiche per lo stesso Battisti, è uno dei primi che ha avuto la gloria di poter conoscere Battisti e di potergli forse sicuramente insegnare anche qualche cosa. Poi abbiamo alla chitarra, evento eccezionale, Johnny Charlton dei Rocks. Quindi continuiamo con il super gruppo, perché alla batteria c'è un altro personaggio mitico, il batterista Gianni Dall'Aglio dei Ribelli e batterista diciamo personale di Adriano Celentano, che quando suona vuole solamente lui, se no non ci sono batteristi che tengano. Poi qui alla mia destra, vedete, con questo strumento abbastanza leggero diciamo, Michele Bovi. Michele Bovi voglio ricordarlo come musicista, perché è stato il sassofonista di Pierfranco Colonna, con il gruppo di Pierfranco Colonna, e poi è stato anche sassofonista delle Pecore Nere, gruppo mitico che anche loro suonavano al Piper. E infine il bassista, eccolo qua, Gian Nicola Jacopo della Banco del Mutuo Soccorso. Mal! Bocca al lupo, Mal. Claudio Scarpa! Grazie. Qualcosa 1966, io sono arrivato in Italia con un band che si chiamavano i Primitives. Ecco perché ogni tanto mi chiamano Mal dei Primitives. E noi abbiamo iniziato la nostra carriera in Italia. Ah, forse voi non sapete che io sono inglese di origine, forse perché non si sente più l'accento. Si sente? Qualcuno si ricorda gli anni 60 qui? Michele, c'è un sacco di vecchietti qui stasera, visto? Va bene, volevo solo rompere il ghiaccio un attimino parlando. Adesso tocca la cosa importante, a cantare una canzone che risale al 66, il primo disco dei Primitives. Yeah! 1, 2, 3, 4! Sono davanti, ricordalo, yeah! Le tue labbra sono un grosso schiaffo per me che ti amo, certo, a chi io. Thank you.
che sono tante. Si senti che siamo incontrati solo stasera con i ragazzi? Claudio. Allora, Mario, io ti volevo dire una cosa innanzitutto, che i primi di Scogliere sono stati uno dei pochi a riuscire a fare una cover meglio dell'originale. Era un brano degli Young Rascals questo, e secondo me era meglio dell'originale. Diciamo che noi eravamo un po' più grintoso, sì, l'originale. L'originale era un po' più, perché come quasi tutte le canzoni, anzi 99,99% delle canzoni che hanno avuto successo negli anni 60, 50, 60, anche 70, erano i cover. Adesso spieghi cos'è un cover, vai. Lo sanno tutti, penso. Non lo sanno! No, allora non lo sapete, ve lo diciamo. I cover erano le canzoni tradotte in italiano e fatte in italiano con un testo italiano. Ogni tanto c'è stata anche qualche furbizia per farle passare da italiane, però diciamo che la maggior parte erano quelle. Senti, io volevo dire, mi ricordo perfettamente al Piper quando vi ho visto per la prima volta, sono rimasto veramente a bocca aperta. Ero magro così. Sì, eri pure bello, infatti tutte le ragazze, tutte dalla parte tua e noi niente, quindi era dura quando c'erano i primi. Volevo dire, il vostro suono, non per niente, vi presentavano come il gruppo inglese, il complesso, allora si chiamavano complessi, il complesso inglese dal magico suono. Perché veramente in Italia nessuno aveva ancora suonato con la chitarra con il distorsore come faceva Dave Sumner, che è secondo me oggi uno dei migliori chitarristi viventi sulla terra. Erano altri tempi, una volta si suonava con l'anima, con il cuore, si suonava con sentimento. Oggi è tutto, come lo sai, è tutto computerizzato. Tutte le canzoni, ormai se non c'è il computer che tiene il tempo con la batteria elettronica e tutto il resto, però non c'è più anima. Una volta le canzoni partivano con una velocità, finivano con un'altra, perché si sentiva così. Oggi è tutto meccanico e non c'è più anima, e questo è un gran peccato per la musica. Un gran peccato, ma questo è una cosa che purtroppo non vale solo per le canzoni, ma vale per tante cose attuali che sono più tecnologiche che provengono dal cuore. Senti, ci ricordi, io lo potrei fare io, ma vorrei che tu ricordassi qualcuno dei tuoi grandi successi. Va bene, cioè, dopo 40, no anzi più di 40 anni, sono arrivato in 66, sono 48 anni fa. Adesso facciamo un grande celebrazione di 50 anni di carriera fra un po', ci organizziamo qualcosa, no? Qualcosa di grosso. Sì, non so se arriverò un po'. Ho visto che finora ce la fai abbastanza bene. Quando c'è l'anima di rock, cioè la vai in avanti fini che puoi. Comunque io nella mia carriera ho fatto tanti successi. Dopo Yeah, questa prima canzone dei Primitives, ho fatto L'Incidente, Bambolina, Betty Blue, Tu sei bella come sei, Pensiero d'amore, Occhi neri, Parlami d'amore Mario. Furia! Non ho capito la... Furia!
Questi signori sostengono che tu abbia inciso anche una canzone, si chiama Furia, è vero questo? Non lo so, chiediamo a loro. Tu pensi che io avevo fatto una canzone, si chiama? E scommetto che vogliono anche sentirlo. Furia a cavallo di questo, va più forte di un jet, quando fa pieno di pieno, se no non sta bene. Furia a cavallo di questo, che beve solo caffè, e mantenere su pelo più nero che c'è. Cia cia cia. Che volte faccio tutto? Io vorrei salire su te e con te... No, dai, basta, basta. No, se continuo così devo cantare anche Pensiero d'amore, Occhi neri e tutto il resto. Però abbiamo stasera le cose più importanti, il dibattito che facciamo qui su. Potete anche fare le domande e cerco di rispondere. Claudio sicuramente sa molto più di me degli anni 60, ha una delle collezioni dischi più grandi d'Italia, di tutte le vecchie belle canzoni dei 45 giri di vinile, belle, belle, si sentono benissimo. Hai miliardi lui di dischi. Allora io ringrazio tutti quanti e vi aspetto lì al dibattito qui a 100 metri da qua su. Ecco, tu presenti il prossimo personaggio. Signore e signori, Clem Sacco. Volando dal bidet, oh mamma, e gridare we we come fanno gli scimpanzé. Sono fatto come il rock, sono fatto come il rock, sono fatto come il rock, sono fatto come il rock. Fatto, 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 faccio come il rock. Passami la vela maricosa, succhiami il dente del giudizio, tappa il pelo del neo, vampira, 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 cia cia. Succhiami la rotola del fremore, tappami l'unghia incastrata, baciami pure lo pellicolo, vampira, 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 cia cia. Vampira, 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 cia cia. Vampira, 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 cia cia.